Innanzitutto grazie ai compagni del Partito Comunista dei Lavoratori, del Partito Comunista Italiano, Antisinistra, Anticapitalista per l'invito a partecipare, a esserci oggi a questa occasione di confronto tra di noi. Molte delle cose dette le condividiamo e sono l'oggetto della nostra battaglia politica e credo che vadano assunti anche gli elementi di realtà che ho ascoltato in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto. C'è la nostra estrema debolezza, l'egemonia altrui non solo sulla generica opinione pubblica ma anche sulla gran parte della classe lavoratrice, persino quella sindacalizzata, la sostanziale assenza nel dibattito pubblico per nostra debolezza di un punto di vista coerentemente di sinistra, anticapitalista, ma anche limitatamente, conseguentemente antiliberista. Sostanzialmente, come diceva Giorgio, noi abbiamo continuamente uno scontro tra liberal-liberisti e fascio-liberisti, in cui accade che persino quella minoranza degli italiani che si auto-identifica come di sinistra fa proprie idee di destra. Faccio un esempio banalissimo: in un sondaggio del Sole 24 Ore, la porzione di elettorato più contraria alle nazionalizzazioni, cioè quella più convinta che solo l'impresa privata possa far funzionare l'economia, è l'elettorato di centrosinistra. E questo dà la misura di una sconfitta, perché sono gli stessi che poi manifestano con noi contro il razzismo, contro il fascismo, cantano Bella Ciao, contro il sessismo, contro tutto l'orrore del messaggio della destra che noi combattiamo. Guardate, si è visto ieri sulla vicenda della Nutella. Salvini ha fatto una battuta, insomma, le sue, delle solite, compro italiano, eccetera, ma che la reazione sia stata una serie di commenti tutti in difesa della sacralità della multinazionale Ferrero, con un'identificazione, con una grande impresa che tra l'altro, appunto, come per accidenti ha detto Salvini, fa grandi affari col boia Erdogan, dà la misura di quello che sta diventando questo paese. E per questo io credo che noi siamo chiamati al massimo di sforzo, non soltanto unitario, quello dovrebbe essere il minimo sindacale, ci dovrebbe essere già da molti anni. Dirlo è sembrato negli ultimi anni quasi che fosse pensiero debole. Io credo di no, perché c'è una nostra responsabilità soggettiva se non siamo stati in grado di arrivare con un'unica proposta politica anticapitalista e antiliberista in questo paese, alternativa al PD, a parlare con lavoratrici e lavoratori, con disoccupati e pensionati. Ognuno avrà le sue ragioni, ognuno la penserà come gli pare, non sono qui per aprire un dibattito troppo complesso, ma è un problema politico che esiste, quello di una ricomposizione finita una stagione di una competizione dentro uno spazio che si restringe sempre di più. Questo teatro è pieno, ma fotografa quello che siamo oggi e non è che Rifondazione sarebbe in grado di fare molto di più, anzi. Lo dico perché penso che ci vuole da parte di ognuno di noi grande umiltà e grande capacità di mettersi con generosità a disposizione, perché c'è anche un elemento soggettivo da valorizzare. Cioè dobbiamo avere la capacità di dirci che questo paese è anche responsabilità nostra, con differenti probabilmente responsabilità, ma su come ci troviamo in questo momento. Per cui va benissimo lavorare insieme su campagne condivise, unendo internazionalismo a questione sociale, anche perché noi abbiamo troppo da parte di questa destra un utilizzo reazionario di un presunto populismo anticapitalista,
È solo la nostra debolezza che non fa emergere le contraddizioni del discorso di Salvini e Meloni. È solo la nostra debolezza. Il loro sovranismo è una presa per culo a milioni di persone. Loro sono dei servi di Trump, sono dei servi della multinazionale che arriva a Taranto e ricatta. Il sovranismo si limita ai poveri cristi che arrivano dall'altro lato del Mediterraneo. Sono, come sono sempre stati i fascisti, sovranisti solo verso chi sta in basso, verso chi sta peggio di noi. Allora ricostruire un discorso anticapitalista e internazionalista fondamentale, ed è fondamentale farlo con un punto di vista che non sia regressivo. Noi abbiamo anche da combattere dentro le nostre fila, non tanto quelle organizzate, ma nelle aree di opinione che si pensano anticapitaliste, l'idea molto diffusa che noi avremmo perso perché abbiamo difeso troppo gli immigrati. No, noi casomai siamo in ritardo nell'organizzare quella parte di classe lavoratrice in Italia che viene da altri paesi, e devo rendere merito a tutti i compagni che, facendo sindacalismo militante, stanno provando a aiutare a organizzarsi questo pezzo di classe lavoratrice. O quelli che ci spiegano che abbiamo sbagliato a essere per i diritti di gay e lesbiche o nel combattere il sessismo. No, non è questo che a noi ci interessa, e non è questa la sinistra con cui vogliamo avere a che fare. Su una cosa non sono d'accordo tra gli interventi, lo dico perché è una cosa di cui discutiamo da tanto tempo. Non sono convinto che noi dobbiamo rinunciare alle nostre parole per farci capire meglio. Io non voglio regalare la parola sinistra al Partito Democratico e ai suoi satelliti. Il Partito Democratico non è un partito di sinistra, e dobbiamo rivendicarlo con forza, parlando con lavoratrici e lavoratori, perché in questo paese si è cominciato a dire che non ci potevamo dire comunisti, poi che non si poteva parlare di socialismo, poi che non si poteva parlare di lotta di classe. Non parliamo di sinistra, diciamolo invece che la principale emergenza di questo paese non è l'immigrazione, non è la sicurezza, la principale emergenza è l'assenza di una sinistra forte, popolare e di classe, ed è quella che noi tutti insieme dobbiamo provare a ricostruire, avendo consapevolezza che se questo non c'è, non c'è argine all'avanzata della destra. E su questo dico una cosa: io credo che faremmo un clamoroso errore, noi, il giudizio di un Partito Democratico mi pare che sia ampiamente condiviso da tutti noi, ma noi non dobbiamo dare, io credo, neanche per un secondo l'idea che riteniamo secondaria la battaglia contro i fascisti, contro la Lega, contro questa destra, perché altrimenti non comunichiamo neanche con quelli che la pensano sui valori essenziali come noi. Noi dobbiamo spiegare, non stancarci di spiegare, che non è sostenendo le politiche neoliberiste antipopolari che si erode la base di massa della Lega e dei fascisti, perché oggi la Lega si presenta come partito antisistema e viene così percepito da tantissimi. E che è vero che quota 100 è quasi nulla, ma dopo che ha avuto Dini, Fornero, eccetera, eccetera, sembra una misura rivoluzionaria. Allora, da questo punto di vista, compagni e compagni, cerchiamo con l'umiltà dei piccoli passi, dico, perché noi abbiamo usato in varie occasioni tentare aggregazioni con forte volontarismo, che però poi non hanno funzionato, e quindi forse è meglio fare piccoli passi, ma nella direzione giusta. Ebbene, compagni e compagne, io credo che abbiamo l'esigenza di riuscire a contendere il terreno dell'egemonia nella lotta contro questa destra. Non rassegnarci all'idea che debba essere diretta dagli studi televisivi del talk show e da quelli che vogliono portare acqua al mulino del PD e del centrosinistra, che io non definirei neanche tale, stante l'attuale, perché insomma, centrosinistra, insomma, era la stagione dei Lombardi, Nenni, insomma, giustamente chi mi ha preceduto ha ben sottolineato le differenze abissali che ci sono tra ieri e oggi. Non so se è uscita sul Manifesto, mi hanno fatto un'intervista,
mi hanno chiesto di questo governo, io ho sostenuto che i governi della Democrazia Cristiana erano molto più a sinistra di questo governo, ed è solo francamente convinto. Non i soviet, i governi della Democrazia Cristiana. Non dobbiamo rassegnarci a questo, e non dobbiamo rassegnarci neanche al fatto che tanti compagni e compagne che condividono con noi l'attivismo nei movimenti, nelle reti sociali, nell'associazionismo, nel sindacato, debbano pensare che non è stando con noi che si possa combattere contro Salvini. Noi invece dobbiamo cercare di ricostruire in questo paese un ciclo di lotte. Alla fine, diciamocelo, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti, in America Latina, la nostra sinistra, sinistra antiliberista e anticapitalista, ha ripreso fiato anche sul piano politico e anche della rappresentanza a seguito della ripresa di cicli di lotta e di mobilitazione sociale. E quindi io spero che da questa assemblea venga un comune lavoro anche con chi è stato più distante da noi in questi anni per determinare insieme la possibilità nel nostro paese di lavorare e lottare insieme per quello di cui c'è bisogno: una sinistra di classe che assuma il punto di vista della classe lavoratrice contro il capitale, una sinistra antiimperialista, internazionalista, antirazzista e quindi coerentemente antifascista. Forse, se lavoriamo bene, scopriremo di essere molti meno di quanti siamo oggi. Grazie.